Mio figlio, che oggi ha 18 anni e mezzo, è nato con affetto da ipospadia congenita e ha subito un primo intervento nel febbraio del 2013 in Italia, a Roma, da un chirurgo italiano. L'intervento, che è stato doloroso e eseguito a Roma, ha avuto come esiti, a detta proprio del chirurgo, un insuccesso totale. L'intervento fu fatto pensando di avere una probabilità di insuccesso del 20-30%, ci fu prospettato che sicuramente ci sarebbero state delle complicanze, in particolare la possibilità delle stenosi, ma certo non che la situazione peggiorasse a tal punto. Tant'è che successivamente a questo primo intervento mio figlio non aveva la possibilità di fare la pipì da in piedi, e con tutta una serie di evidenti conseguenze sia fisiche che psicologiche. Siamo arrivati al professor Barbagli perché abbiamo saputo che il professore era estremamente competente. E ci siamo rivolti a lui nel suo centro di Arezzo per una prima visita e per avere una sua opinione. Il professor Barbagli lo ha visitato e immediatamente mi ha detto che era necessario un nuovo intervento che avrebbe dovuto ricostruire completamente la parete che aveva ceduto nel primo intervento e contemporaneamente anche un intervento di chirurgia estetica, perché le conseguenze della prima operazione erano esteticamente molto, molto brutte. Per cui il professor Barbagli con estrema umiltà ci ha detto che lui non era in grado, nonostante la sua esperienza, di eseguire questo tipo di intervento, perché è un intervento in cui serve una metodica specifica. Lui è preparato per altri tipi di operazioni, e questa operazione, a suo giudizio, poteva essere eseguita con successo al 99% da un suo collega, che però riceve esclusivamente a Belgrado. Riceve anche in Italia, ma in maniera più occasionale e comunque con tempi estremamente più lunghi. Ovviamente l'idea di trasferirci a Belgrado ci ha preoccupati, sia da un punto di vista della lingua, la lontananza, il pensiero della difficoltà economica di affrontare un intervento all'estero. E tuttavia il professor Barbagli ci ha rassicurato sul buon esito dell'intervento e ci ha indirizzato verso il professor Sansalone, che ci avrebbe accompagnati in tutto l'iter dall'Italia a Belgrado, sia nelle visite preoperatorie che durante il periodo del soggiorno al Belgrado, e successivamente anche nel periodo postoperatorio. E così siamo partiti senza sapere nulla di preciso, se non rassicurati prima dal professor Barbagli e poi dal professor Sansalone, affinché mio figlio fosse operato dal professor Radosch. Siamo partiti con le perplessità ovvie di non conoscere direttamente la persona, la struttura, e un po' a scatola chiusa. Devo dire che il professor Sansalone in questo ci ha estremamente rassicurati, ci ha spiegato che l'intervento avrebbe potuto essere fatto in due step o in uno step unico, che sarebbe stato valutato sul posto direttamente. Che l'intervento era un intervento con una probabilità di successo estremamente alta, e che il dottor Radosch aveva un'esperienza specifica in questo tipo di operazioni. E quindi siamo partiti insieme a lui, che ci ha accompagnato dall'aeroporto, sia dall'aeroporto in andata e poi fino al ritorno. E quando siamo arrivati a Belgrado abbiamo trovato una struttura piccola, però estremamente accogliente, molto ben organizzata,
Il professor Radosh, il dottor Radosh ha visitato mio figlio e mi ha immediatamente detto che l'operazione avrebbe avuto successo al 99% e che non ci si sarebbe più rimesso, dovuto rimettere le mani sopra. E così è stato, nel senso che l'intervento è stato ben eseguito da un punto di vista della ricostruzione della parete, del pavimento dell'uretra e ha avuto anche un effetto di chirurgia estetica perché ha ricostruito e ripulito tutte le parti che erano state rovinate dal precedente intervento. Tra le altre cose, da un punto di vista economico, siamo venuti a sapere che esiste la possibilità, di essere sovvenzionati nell'80% della spesa sia medica che del trasferimento dall'ASL italiana. Ovviamente è necessario presentare una documentazione specifica e puntuale della necessità di doversi trasferire all'estero per poter fare questo tipo di intervento, quindi c'è necessità di un iter burocratico preciso, ma noi abbiamo fatto richiesta e abbiamo ottenuto questo rimborso dell'80% sia appunto sulle spese mediche vive che anche sulle spese di aeree, tanto di mio figlio quanto mie in quanto accompagnatrice. Oggi mio figlio è tornato normale, se nessuno dice, se lui non dice che ha subito questo tipo di intervento, nessuno può rendersene conto o saperlo e questo chiaramente è fondamentale, non soltanto da un punto di vista della vita quotidiana perché ha riacquisito completamente tutte le sue funzioni, ma soprattutto da un punto di vista psicologico. Mi preme anche sottolineare che la tecnica che usano a Belgrado è estremamente diversa non soltanto nell'esecuzione dell'intervento e nella fase post-operatoria, che è molto meno faticosa e molto meno invasiva rispetto a quella che lui ha subito qui in Italia, a Roma, ma anche proprio la fase della preoperatoria e post-operatoria è estremamente meno faticosa e meno fastidiosa. Lui è stato portato in sala operatoria con le sue gambe tranquillamente 2 secondi prima di essere addormentato e si è risvegliato passando dal sonno alla veglia in totale normalità. Dopo pochissimo tempo ha potuto di nuovo bere e mangiare senza i digiuni faticosi e la mancanza soprattutto di acqua che viene fatta invece qui in Italia. E anche il periodo appunto post-operatorio che abbiamo passato qui in Italia è stato seguito passo passo dal professor Sansalone e lui è rimasto con inizialmente 2 cateteri e poi un catetere e successivamente dopo 2 o 3 settimane, adesso non ricordo, gli è stato tolto anche il secondo catetere e non abbiamo avuto nessun insuccesso e nessuna conseguenza, quindi è un'esperienza estremamente positiva e non così difficile né per la lingua, perché il professor Sansalone ci fa da traduttori laddove noi non si riesca a capire, né per la distanza. Arrivare a Belgrado è estremamente semplice, noi siamo di Firenze, fu scomodo anche andare a Roma e sicuramente anche dispendioso anche in quella situazione lì.